Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Anna, che mi chiede di parlare del film del 1979 di Lucio Fulci, Zombie 2, scritto da Dardano Sacchetti e Lisa Briganti, con un grandissimo Giannetto De Rossi agli effetti speciali, un ottimo Fabio Frizzi alla colonna sonora, per un film che lanciò Fulci nel mondo dell'horror, il primo horror puro di Fulci, che ebbe un grandissimo successo in America, in Italia discreto, ma in America ovviamente sfondò con una cosa come 20-30 milioni di dollari incassati, un successo enorme che lanciò Fulci e tirò fuori tutto il suo talento appunto nel cinema horror. La storia è quella di Peter, un giornalista che sta indagando appunto su delle morti avvenute nel porto di New York, che noi vediamo all'inizio fatte da alcuni zombie molto particolari, dopo un intro assurdo appunto visto nelle isole dove poi andranno i nostri. E questo Peter incomincia a indagare e si imbatte in Ann Bowers, che era in realtà la figlia del proprietario del vascello che è rientrato a New York senza nessuno a bordo, se non appunto questi zombie che naturalmente sono stati uccisi e che sembravano solo malfattori. Insieme quindi, visto che lei non ha più ricerca assolutamente del padre, decidono di andare nell'ultimo paese porto dove il nostro era conosciuto dalla figlia, ovvero Matul, proprio perché la nostra comunque ha trovato una lettera che dice che gli stanno facendo delle cose particolarissime. Quando arrivano su Matul trovano l'aiuto di Susan e Brian, due americani in vacanza, che li portano su quest'isola finché non incontreranno David Menard, che vive con la propria moglie Paola e dal quale insomma che sta studiando appunto gli effetti di questa zombificazione degli abitanti e poi di tutto quello che succederà nella storia. Film clamoroso per messa in scena, per musiche, per idea appunto di un certo tipo di cinema fulciano, che qui prende piede con la sua violenza assurda, la scheggia nell'occhio di Orla Carlato, sia una delle scene più potenti mai viste, così come tutti gli squartamenti, ma proprio l'idea anche del western e dell'attacco, gli zombie, e questi zombie sembrano avere la cementificazione di migliaia di anni di ossa sul viso, con la scena soggettiva clamorosa dello zombie che esce e che strappa il collo all'attrice che lui odiava, mitica Lotta, sotto che fa lo zombie e lo squalo, in quella scena straordinariamente grottesca e folle, seppur credibile in un certo senso. Fulci qui tira fuori un film dove non si sente storie, la regia è fantastica, ci sono alcuni movimenti che sono incredibili, gli omicidi sono tutti girati con una classe e una potenza enorme, un film doveva essere fatto da Castellari ed altri, che poi cascò in mano a Fulci, che ne tirò fuori il meglio possibile, primo per l'incasso che per Fulci serviva tantissimo per poter andare avanti, e poi per la qualità del film. È un film costato niente, che in realtà riesce ad avere delle bellissime location, è un grande tufus, perché comunque anche Al Cliver e tutti gli altri, c'è cioè Tisa Farrow comunque che faceva la tassista, era la sorella di Mia Farrow, che mi farò la lasciava morire di fame, faceva la tassista, ha deciso di sfruttare il nostro Fulci, e ci sono tutti questi attori che insomma fanno il loro con quelle facce perfette per un film che funziona come ritmo, un ritmo che va sempre più a salire, dove le scene gore diventano sempre più violente e sempre più tese, dove la tensione arriva, cresce, il terrore va sempre più su e l'orrore esplode ogni 20 minuti. Ma l'incipit basterebbe all'arrivo di quella meravigliosa idea della barca che girano a cazzo di cane senza permessi con l'elicottero, così come il finale sul ponte tutto girato senza permessi, che è meraviglioso, ed è un film appunto che in quel momento ti lascia una scena dentro un obitorio che ti farà presagire già il meraviglioso finale. Ma detto ciò, il film continua ad andare avanti dopo questa scena fantastica appunto a New York, arrivano i poliziotti, gli zombie, parte subito lo splatter e poi piano piano si va avanti con un crescendo incredibilmente avventuroso, e per altri 10 minuti in realtà dove la musica anche quasi caraibica, dove sembra che la situazione sia normale, fino a che non arriva appunto quella folle scena dello squalo con lo zombie, e poi piano piano il crescendo di zombie giovani, zombie vecchi che vengono fuori completamente trasformati, ecco appunto, da qualcosa che è al solito la società dell'uomo bianco che va a distruggere. E in questo senso il film è sociale e politico, ma si distacca appunto da quello romeriano, perché non attacca direttamente il sistema, diciamo così, con allegorie o via dicendo, ma proprio il sistema colonizzatore in un certo senso, che è ben diverso appunto di quello sociale totale di Romero. Quindi è un film che funziona, e poi funziona perché fa una paura cane, e c'ha un finale, come ho detto, secondo me eccezionale. Zombie 2 lanciò poi tutta la via dei film più famosi di Fulci, Paura nella città, quella villa accanto al cimitero, L'aldilà, Black Cat, Lo squartatore di New York, Murder Rock, insomma tutta la sua mandata, che lo portò a essere praticamente il poeta del macabro e uno dei registi giustamente più apprezzati al mondo. Per me Fulci è un genio, questo è un capolavoro del cinema zombie, grandissimo film che proprio ogni volta che lo vedo mi si apre il cuore per fotografia, messa in scena, montaggio, che sono curatissimi da un Fulci che gli si poteva dire di tutto in questo periodo, ma tranne che fosse sciatto riusciva a fare città addirittura tufus. Fate un po' ino voi. Qui sotto c'è il link per Zombie 2, donate su Patreon, il link è sempre qui sotto, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube. Zombie 2 di Fulci è e resta un caposaldo, un cult del cinema horror italiano e del cinema zombesco di tutto il mondo, copiato, copiatissimo, ma mai raggiunto in un certo senso, ha aperto un altro tipo di strada oltre quella romeriana allo zombie moderno, che purtroppo però non è stata poi così seguita, perché ci voleva la classe del grandissimo Fulci e gli altri che hanno provato, secondo me, un cinema non nemmeno la metà.